Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Rischia di perdere di più. Ma la prima cosa che ti voglio chiedere, Sallusti, è questa. Ci sono stati tre momenti nella giornata. C'è stato il voto al Senato, dove però il governo ha la maggioranza. Certo, non ci sono più i 5 Stelle, ma il decreto è passato. Poi Draghi è andato al Quirinale e Mattarella gli ha detto torna mercoledì alla Camera. Ma secondo te, direttore, Draghi poteva anche non dimettersi volendo perché, e fare una verifica all'interno della maggioranza, visto che il governo formalmente non è caduto. Lo voglio ricordare per chi non ha seguito fino ad ora tutta la nostra informazione. Questo è un punto importante da tenere presente, cioè la volontà di Draghi di dimettersi. Ma io penso che noi ci ostiniamo a leggere Draghi anche in queste ore con gli occhiali, gli occhi con cui siamo abituati a leggere la politica e le mosse dei politici. Ci dimentichiamo che Draghi non è un politico. Draghi è una persona che vive di vita autonoma e di luce autonoma. Aveva detto se i 5 Stelle non votano la fiducia io mi dimetto. È andato a dimettersi. Dubito fortemente che tornerà sui suoi passi e qui condivido l'introduzione che ha fatto il direttore Mieli, che questa volta probabilmente davvero si va a votare, perché Draghi dire una persona seria sembra di voler dire che gli altri sono dei cialtroni, ma insomma ragiona con logiche diverse da quelle dei politici e quindi io dubito fortemente, per certi versi mi auguro che Draghi mercoledì non cambi idea, ma non perché voglio andare a votare a tutti i costi. Io mi sarei augurato che il governo Draghi arrivasse a fine mese, ma a fine legislatura, ma il governo Draghi, non il bordello Draghi, e siccome è un bordello e resterebbe un bordello in ogni caso, io tendo ad escludere che il presidente Draghi si presti a questa operazione. Giannini, lasciatemi dire solo velocemente, aggiungere, avete fatto giustamente un elenco di inadeguati, probabilmente vi siete dimenticati di Enrico Letta, che non è estraneo a questa cosa, perché lui ha tenuto il piede in due scarpe, cioè quella di Draghi e quella del killer di Draghi, Conte, per mesi e mesi, e adesso fa quello che cade dal pero e versa lacrime di coccodrillo. Ecco, vorrei solo aggiungere l'elenco degli inadeguati. Va bene, anche Enrico Letta. Da tempo del resto la strategia Letta, di Enrico Letta, è stata quella di stare fermo e lasciar sbagliare gli altri fin dalle manovre per il Quirinale. Ma vorrei sapere da Massimo Giannini qual è il titolo di apertura di domani, Massimo, su cosa ti sei